Buona domenica. Oggi, 15 dicembre, è la terza domenica dell'Avvento. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. La storia dell'umanità conosce una folla immensa di persone abbandonate, oppresse, martoriate. Ad essa si rivolge il profeta Isaia invitandole a mettersi in cammino verso Dio che viene a salvarle. Tutti questi oppressi della storia rivivranno l'esodo del popolo ebraico, dalla schiavitù alla libertà. Allora la vita potrà affermarsi nella sua pienezza. Questo è il messaggio profetico rivolto a Gerusalemme in un tempo in cui gli Assiri portavano in prigionia i fratelli del regno di Israele e devastavano tutto il resto del regno di Giuda. La forza della fede di Isaia non si lasciava spaventare da queste distruzioni umane e vedeva in prospettiva la salvezza che sarebbe giunta. Per ritrovare questo messaggio di speranza nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, vale la pena di ascoltare come commenta un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, il brano del Vangelo di oggi. Dice San Giovanni Crisostomo: i discepoli di Giovanni non sapevano ancora chi era il Cristo e ritenevano che Gesù fosse un semplice uomo, mentre stimavano moltissimo Giovanni e lo consideravano più che un uovo. Pertanto sopportavano amaramente che la fama di Gesù crescesse a discapito di quella del loro maestro, secondo le parole che Giovanni stesso aveva pronunziate. E questa gelosia impediva loro di accostarsi e di credere in Gesù. L'invidia era come un muro che sbarrava loro la via per arrivare al Salvatore. Finché Giovanni era con loro, li esortava e li ammoniva spesso con scarso successo. Quando infine Giovanni si rende conto in prigione che la sua morte è vicina, allora compie un supremo sforzo per convincere i suoi discepoli ad abbandonare ogni invidia verso Gesù e a riconoscere in lui il Salvatore. E dice con acutezza il Crisostomo: se avesse detto ai suoi discepoli di andare da Gesù perché era più grande di lui, l'attaccamento che essi avevano per
per il loro maestro li avrebbe indotti a non obbedire a un tale ordine. Avrebbero considerato il suo invito come una conseguenza della sua umiltà, il che li avrebbe spinti, anziché ad abbandonarlo, a raddoppiare il loro affetto per lui. Che risolve di fare allora? Non gli resta altro che attendere che essi personalmente constatino i miracoli che Gesù va compiendo e tornino a riferirgliene. Andate, dice ai suoi discepoli, e chiedete a Gesù: sei dunque tu colui che ha da venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? Cristo, che capisce subito il vero motivo per cui Giovanni gli ha mandato questa ambasciata, non risponde direttamente alla domanda dei due dicendo: sì, sono io, benché sarebbe stato logico rispondere così, ma gli fa vedere che dopo il suo arrivo egli guarisce molti malati. Il Salvatore si comporta così perché sapeva benissimo che la testimonianza delle opere è ben più attendibile e meno sospetta di quelle delle parole. Insomma, Gesù Cristo, dice sempre il Crisostomo, essendo Dio e ben conoscendo i motivi per cui Giovanni gli aveva inviato i suoi discepoli, guarisce ciechi, zoppi e altri infermi. Non per dimostrare a Giovanni la sua reale natura, perché avrebbe dovuto manifestarlo a Giovanni che già credeva e gli obbediva, no, ma soltanto per ammaestrare i seguaci del precursore che ancora nutrivano dubbi. Per questo disse loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. Con queste parole mostra chiaramente di conoscere i loro segreti pensieri e la volontà di Giovanni di spingere i suoi discepoli verso Gesù si compie. Beh, questa spiegazione del Vangelo ha secoli, eppure ancora è luminosa. Credo che dobbiamo essere orgogliosi della grande tradizione di fede e della grande tradizione di sapienza che abbiamo alle nostre spalle, e ogni tanto non solo guardare avanti, ma anche guardare indietro e saper recuperare questa sapienza che ci giunge dai secoli e che ci insegna a capire la parola di Dio, a credere, a sperare. Qualcuno ha detto che chi sa guardare al passato è come un nano che sale sulle spalle dei giganti. Saliamo sulle spalle gigantesche dei santi e dei saggi della nostra fede.